Radio Roma Sound sta facendo passi da gigante, FM 90.0. intanto invito Nicola Caprera sul palco. Dov'è Nicola? Eccolo Nicola, vieni Nicola, perché bisogna premiare gli inascoltabili. La categoria intrattenimento vince la trasmissione Gli Inascoltabili di Radio Roma Sound FM 90.0. Lucrezia Di Bona, Romina Caprera, Elisa Di Iorio, Alessio Di Francesco, Camilla Caprera, Stefano Faina, Francesca Tessitore, Massimo Ciccozzi, Nicola Caprera. Quanti siete? Che bello! Meno male che faccio una targa a trasmissione, perché se devo fare una targa a conduttore qui stavo proprio fuori budget. Zia Antoni, FM 90.0, veramente avete fatto passi da gigante in questi anni, veramente si può dire che è una neonata, avete pochi anni di vita ma già siete sul pezzo, perché nella vostra emittente veramente si parla di tutto. Anche tu Stefano, scusami, che c'era l'operatore che mi faceva segno. No, la vostra emittente veramente si parla praticamente di tutto, di tutti i settori, dal calcio all'attualità alla politica. Allora, intanto vi volevo far notare che il dottor Caprera, così come Marlon Brando mandò una pace sul palco per l'Oscar, ha mandato me. Ma dov'è Caprera? Insomma, da quelle parti, sta lì. L'applauso più grande va a Nicola, sicuramente, che si è inventato questo mostro e poi me l'ha scaricato addosso. Però, a parte gli scherzi, sì, siamo una radio nuova, neonata, insomma, abbiamo 3 anni di vita. Studi nuovi, e un bellissimo nome che si rifà alla città, appunto perché la nostra intenzione è quella di diventare la radio della città, perché quando eravamo più giovani, Fabrizio, c'erano tantissime radio, no, che trattavano gli argomenti cittadini, che sono più o meno tutti scomparsi. Vogliamo un po' combattere questa favola, questa leggenda secondo la quale a Roma si possano fare ascolti e quindi business solamente parlando di calcio. Noi parliamo anche di calcio, non lo rinneghiamo, io in particolare vengo da quel mondo lì, però vogliamo fornire contenuti, perché ci siamo resi conto che in questo momento mancano i contenuti, o comunque manca un certo modo di proporli, un modo più gentile, meno aggressivo di proporre i contenuti, e questo è quello che facciamo, trasmissioni di tutti i tipi, a partire dalla Roma, dalla Lazio, le radiocronache, arrivando all'intrattenimento, all'attualità con gli inascoltabili, questa squadra meravigliosa che vedete, lavora veramente in maniera alacre tutti i giorni e tutti i giorni tira fuori notizie, tira fuori interviste, tira fuori servizi, tira fuori inchieste che poi finiscono sui principali giornali, per cui grazie mille e complimenti a loro. Grazie. E allora ha meritato il riconoscimento per gli inascoltabili. Prendi tu rappresentanza di questo gruppo, che poi tu devi rimanere poi sul palco. Adesso rimango sul palco, sì. Grazie a tutta la squadra. Grazie a tutti. Grazie a voi.